Stamattina sono particolarmente felice di fare un approfondimento sul diritto canonico a cui aggiungeremo un aggettivo, diritto canonico digitale, ed è proprio il titolo del libro, edito da Editoria Scientifica, scritto dai professori di diritto canonico Raffaele Santoro, Paolo Palumbo e Federico Gravino. I primi due sono in videocollegamento con noi, per cui li saluto e li ringrazio di cuore per la disponibilità. Buongiorno professori, ben trovati. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Tra qualche istante li vedremo anche, intanto io vedo sul maxi schermo alla mia sinistra la copertina del libro di cui stiamo parlando, e quindi la prima domanda è abbastanza scontata. Come nasce l'idea di scrivere un libro su diritto canonico digitale, e ecco, che cosa aggiunge questo aggettivo al diritto canonico in sé? Ecco, direi che l'idea nasce innanzitutto dalla collaborazione scientifica tra il sottoscritto, il professore Raffaele Santoro e il professore Federico Gravino, all'interno di un più ampio progetto di ricerca legato al rapporto tra mondo digitale e religioni, che è coordinato scientificamente dal professor Antonio Fuccillo. Ma nasce soprattutto da una presa di consapevolezza, cioè che la missione della Chiesa e la missione della diffusione del Vangelo è sempre più legata anche agli strumenti digitali, che sono considerati dallo stesso Papa Francesco prodotti straordinari, ecco, del potenziale creativo di noi esseri umani. Il digitale è divenuto ubiquo nella vita anche dei fedeli della Chiesa Cattolica. La barriera tra il mondo fisico e il mondo digitale è caduto. Oggi differenziare ciò che è online da ciò che è offline nella vita delle persone sembra quasi anacronistico, inutile, e quindi anche il diritto canonico prende consapevolezza di questa mutata realtà e prova a dare risposte a quelli che sono i bisogni dei fedeli, cosicché il diritto canonico non venga troppo avvertito ancora come lontano dalla vita dei fedeli, ma riesca a calarsi in questo mutato contesto che richiede una disciplina adatta al contesto di riferimento, il contesto digitale. Ecco, in una parola direi che davvero oggi internet è il mezzo attraverso il quale anche il mondo percepisce di più e meglio il volto della Chiesa. Ognuno di noi ne fa anche esperienza diretta come fedele, partecipando a tante iniziative o attività che coinvolgono direttamente l'intermediazione dello strumento digitale. Grazie professor Palumbo, chiarissimo. Professor Santoro, l'intelligenza artificiale effettivamente è un tema caldo, è un tema su cui si discute sostanzialmente quasi ogni giorno. Può il diritto canonico fornire, o quantomeno ecco, aiutare a fornire un approccio più umano al tema? Assolutamente sì, il diritto canonico è... il Magistero Pontificio, soprattutto negli ultimi tempi, si sono occupati in più occasioni del tema dell'intelligenza artificiale, che ormai rappresenta uno strumento pervasivo nella vita di ognuno di noi, in maniera consapevole oppure inconsapevole. E più volte Papa Francesco, all'interno dei suoi discorsi, dei suoi messaggi, dei suoi interventi, ha evidenziato la necessità di creare un algoritmo, per così dire, umano. In alcuni casi è stata creata la nozione algoretica, integrando il concetto di algoritmo, legandolo al concetto dell'etica. Ma al di là del Magistero Pontificio, che come è noto nel corso del tempo si arricchisce di nuovi segni dei tempi e si spinge ad approfondire nuove problematiche, anche il diritto canonico sta dando un suo contributo notevole, e in particolare la Pontificia Accademia per la Vita ha sottoscritto una carta, la Rome Call for IA Ethics, che ha coinvolto direttamente gli operatori del settore. In questo caso si tratta di una sorta di concordato sui generis che impegna le società che hanno aderito, tra cui colossi come Microsoft e IBM, che spesso sfuggono alla presa del diritto statale, impegnandoli ad intervenire nel settore e ad armonizzare le loro azioni ai principi della trasparenza, dell'inclusione, della sicurezza e alla tutela dei diritti della persona. Tra l'altro, cari prof, proprio qualche istante fa con il collega Fania, che si occupa dell'informazione, abbiamo parlato di quella citazione di Papa Francesco del
panzerotto che si chiude con la forchetta e che non potrà sostituire nessun algoritmo. A proposito di notizie recenti, si è appena concluso il sinodo dei vescovi sulla sinodalità, abbiamo parlato anche di questo ed è interessante evidenziare che anche nel libro viene approfondito il tema della sinodalità con questa espressione molto bella, la sinodalità digitale. Ecco, che cosa intendete? Ecco, detto semplice, la Chiesa sinodale è una Chiesa che chiama tutti alla partecipazione alla missione e quindi è per forza una Chiesa che grazie al digitale può avanzare nello spirito e nella pratica della sinodalità, senza dimenticare naturalmente di essere Chiesa comunione, e le connessioni possono agevolare la comunione e quindi agevolare di conseguenza anche la pratica della sinodalità. Nel volume, con i miei colleghi, abbiamo riflettuto tanto anche su come il digitale possa essere applicato per favorire la Chiesa sinodale negli organismi di governo, negli organismi di partecipazione. Pensiamo ad esempio a tutte quelle riunioni delle associazioni del mondo cattolico e che spesso entrano anche in relazione attraverso le possibilità di riconoscimento nell'ordinamento statale. Pensiamo alle riunioni della Curia Romana, la recente riforma della Curia Romana prevede la possibilità che le riunioni degli organismi si svolgano anche in modalità da remoto, ma pensiamo anche, e qui ci siamo spinti forse un po' più avanti, alla collegialità episcopale, quella effettiva prevista dal codice di diritto canonico e quindi alla riunione del Collegio dei Vescovi che tutti noi diciamo si riunisce solennemente nel Concilio Ecumenico, però il codice di diritto canonico ci presenta una seconda forma di riunione del Collegio dei Vescovi, quella in cui i vescovi restano sparsi per il mondo e con il Papa assumono una decisione collegiale. Ecco, non ci sembra di non poter vedere in questo la possibilità che questa forma di riunione del Collegio dei Vescovi possa essere anche favorita dallo strumento digitale, così come anche il tema della collegialità affettiva, cioè quella tra tutti i vescovi, e lo sviluppo del digitale anche nelle conferenze episcopali nazionali. Grazie prof. Io sono convinto che diritto canonico digitale possa essere davvero una lettura molto edificante e il pubblico che ci ascolta è un pubblico di attenti lettori, per cui sono sicuro che apprezzerà questo volume di oltre 400 pagine, 450, articolato in 10 capitoli, tanti temi che vengono toccati, per cui sarà sicuramente un ottimo compagno di viaggio per le nostre letture autunnali e invernali. Sono tanti temi trattati, dicevamo, ma quali secondo voi possono avere un impatto diretto proprio sulla vita dei fedeli? In realtà i temi trattati attraversano i 7 libri che compongono il codice di diritto canonico e quindi in realtà l'impatto sulla vita dei fedeli è notevole un po' in tutti i settori. Se per fedeli intendiamo l'intero popolo di Dio, ovviamente. In alcuni casi, e questo è stato un po' il filo rosso che ha voluto seguire il gruppo di ricerca, è stato quello di creare un giusto equilibrio tra una facilitazione alla partecipazione della vita ecclesiale senza però in qualche modo eclissare la dimensione comunitaria. E in questo molti degli argomenti trattati hanno proprio questo scopo. Penso ad esempio alla promulgazione online delle leggi ecclesiastiche. In molti casi i fedeli, soprattutto quando si tratta di leggi diocesane, non conoscono talvolta gli interventi legislativi che ha posto in essere il proprio vescovo. Io dico sempre a lezione ai miei studenti che molte volte le leggi ecclesiastiche sono coperte da un vero e proprio velo sacro che in qualche modo le va a coprire e che impediscono quella effettiva e consapevole partecipazione alla vita ecclesiale in tutta una serie di settori. Penso per esempio anche al problema della privacy, al trattamento dei nostri dati, alla tenuta dei registri dei battezzati o al problema dell'economia digitale, alle criptovalute che trovano un piccolo intervento legislativo all'interno del diritto vaticano, perché poi all'interno del volume abbiamo anche in qualche modo praticato delle piccole incursioni all'interno del diritto vaticano per verificare anche come talvolta il diritto canonico può interferire e interagire positivamente con la legislazione dello Stato Vaticano. E se posso aggiungere, assolutamente sì.
se ci sono anche tantissimi altri ambiti ai quali abbiamo fatto riferimento e che riguardano ancora più direttamente, no, la vita dei fedeli. Penso al tema delle predicazioni online, delle catechesi digitali, della missione digitale nelle parrocchie. Abbiamo offerto una rilettura dei diritti e dei doveri del parroco nel contesto digitale, alla formazione della persona, a come il digitale potrà aiutare lo sviluppo della formazione ecclesiastica nelle scuole cattoliche e nelle università ecclesiastiche. Abbiamo poi fatto incursione nella funzione di santificare, dove siamo stati molto attenti a differenziare la partecipazione alle celebrazioni liturgiche generalmente intese, a quello che è il tema della validità dei sacramenti che si possono ricevere attraverso il digitale. Ma la sacra liturgia, come sappiamo, è fatta anche di opere di penitenza, di carità, di quelli che noi chiamiamo sacramentali. E qui il mondo digitale è amplissimo perché ognuno di noi vive la propria fede, ad esempio, attraverso lo smartphone e il tablet, scaricando un'app o un programma attraverso cui svolgere anche le proprie attività di preghiera. E questo, come diceva giustamente il professore Santoro, ha poi delle implicazioni che riguardano anche la tutela della privacy religiosa. Abbiamo poi innovativamente rivisto il libro sesto del codice di diritto canonico sul diritto penale, differenziando e dando un nome a quelli che abbiamo chiamato i delitti digitali all'interno della Chiesa Cattolica, e poi lo grande spazio al tema del matrimonio, perché oggi la dinamica matrimoniale è condizionata dal digitale, dalla conoscenza degli sposi, alla celebrazione del matrimonio, al processo di nullità del matrimonio, in cui le prove digitali, il perito informatico e anche la celebrazione digitale delle udienze giudiziarie sono ormai una realtà nei nostri tribunali ecclesiastici. Carissimi prof, io vi ringrazio di vero cuore, è stato davvero un bel momento di riflessione quello svolto attraverso la stesura di questa bellissima opera, Diritto Canonico Digitale. Mi piace pensare che, ecco, anche in futuro si possa ritornare a fare qualche collegamento su qualche argomento specifico, perché è stato davvero un piacere ascoltarvi. Grazie, il piacere è nostro, ringraziamo voi e tutti i telespettatori. Grazie, grazie a tutti. Bene, allora augurandovi un buon proseguimento di giornata, l'invito, ecco, è a risentirci, rivederci a presto. Noi ora ci fermiamo per una nuova pausa pubblicitaria, ma ci ritroviamo subito dopo per gettare uno sguardo sul mondo con la giornalista Ilaria De Bonis.